Devo occuparmi dei morti. Se avessi saputo che erano in pericolo, avrei chiuso la tenuta. Maledetta Lilith. È tutta colpa sua. Certo che no. I demoni sono creature arroganti. Non può accettare che la nostra gente abbia sconfitto Astaroth. Però mi chiedo perché lo stia cercando. Che cosa vuole? Astaroth veniva dal Regno dell'Odio, il posto che Lilith considerava casa. Forse lì troveremo una risposta. Devo rifletterci meglio. Un tempo erano come fratello e sorella per me, ma la vita ci ha condotti su strade diverse. Airida si è fatta consumare dal compito di custode dei morti. Se solo potessimo passare di nuovo del tempo a raccontare vecchie storie come una volta. E Naphain? Beh, è un peccato che si sia inacidito così. Vive come un recluso nel profondo della foresta. Si rifiuta di vedermi. La gente mi loda o mi detesta per quella decisione. Nessun compromesso. I druidi come Naphain ritengono che abbia ceduto la loro terra ai cavalieri penitenti. Che altra scelta pensano che avessi? Dopo i giorni della cenere ci serviva aiuto per ricostruire e proteggere Skosglen. La cattedrale si è resa disponibile. L'attacco al maniero ha lasciato molti feriti e le nostre scorte di medicinali sono quasi esaurite. Ti prego, potresti andare a Kerrigan a chiedere a Corman l'alchimista di inviare tutto il possibile e digli di sbrigarsi. Ogni momento è vitale. Il pover'uomo avrà parecchio da fare con così tanti feriti. Raccoglierò quanto posso dargli e glielo manderò immediatamente.